lui in passato sono andati prestigiosi premi e riconoscimenti. Il professore Armin von Bogdandi, già presidente del Tribunale sull'energia nucleare dell'OCSE, nonché membro del Consiglio scientifico tedesco e del Comitato scientifico dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, è stato ospite all'Università del Molise. Tra i più stimati e apprezzati tecnici del diritto pubblico europeo, l'accademico tedesco ha partecipato ad un convegno organizzato dal Dipartimento giuridico dell'Ateneo ed è stata questa l'occasione per presentare il suo libro, frutto di un lungo lavoro di studio sul diritto pubblico europeo. Al centro di tutto Bogdandi mette i giovani. A me pare che oggi ci sono molti più giovani che hanno un'idea che è naturale andare in Francia, che è naturale andare in Grecia, che è naturale passare un periodo in Svezia. Quindi loro, per loro è una realtà che per noi non è stata, quindi penso che loro di natura sono più europei della mia generazione. L'accademico ha scelto poi l'attualità, come la guerra in Ucraina e le recenti elezioni in Polonia, per spiegare il valore, la forza dei principi democratici europei e l'importanza della loro tenuta, perché senza di essi, ha detto, si rischia di naufragare. In Polonia abbiamo avuto per 8 anni un governo con tendenze fortemente autoritarie e le forze democratiche che volevano uno Stato propriamente democratico si sono richiamate alla Carta europea e questo le ha aiutato per vincere le elezioni, per adesso portare la Polonia perché torni in Europa.